L'Armenia si prepara alle elezioni parlamentari del 20 giugno. Il villaggio di Aravus si trova nella regione di Syunik, al confine con l'Azerbaigian. Qui la tensione resta alta. Un abitante del villaggio ci dice che non sosterrà il primo ministro Pashinyan. L'agricoltore ha perso parte dei suoi campi di grano durante gli scontri. 64 ettari del nostro territorio sono stati sottratti dall'Azerbaigian. Sono deluso perché quando ho votato per MyStep speravo che avrebbe portato un cambiamento per noi agricoltori, almeno nella gestione delle questioni quotidiane. Ma non c'è stato alcun cambiamento, anzi, la situazione è peggiorata. Sulla scia del conflitto del Nagorno-Karabakh, il clima al confine tra Armenia e Azerbaigian è ancora molto teso. Gli abitanti sono pronti a difendersi da soli in caso di attacchi. Alcuni di loro sostengono ancora Pashinyan, come Aravush. Pashinyan non è un traditore, ha fatto bene a firmare il cessate il fuoco, così ha salvato migliaia di vite. Se non fosse stato per lui, non sarei qui oggi con mio figlio. La nostra nazione armena rinascerà dopo la sua rielezione. Negli ultimi sondaggi il primo ministro è stato raggiunto dall'ex presidente armeno Kocharyan. Per i due sarebbe un testa a testa. La questione della frontiera è cruciale per le elezioni. L'Armenia chiede il ritiro dei militari dal suo territorio, mentre Baku sostiene che il confine non sia delimitato. Tre anni dopo la rivoluzione di velluto che lo ha portato al potere, Pashinyan sta affrontando più sfide che mai. Qui a Syunik, come nel resto dell'Armenia, la delimitazione dei confini sarà il fattore decisivo per gli elettori nelle votazioni del 20 giugno.